calendario oggi ha messo di fronte queste due squadre indicate da molti come le principali favorite di questa parte. Vedremo se porteranno a casa il risultato necessario per centrare l'obiettivo. Leverkusen e la Bayer Arena ci hanno accolti per questo match, si attende il segnale dell'arbitro. Un saluto agli appassionati di grande calcio, all'ascolto, da Piero Gifarre e da Lelia Dani. UEFA Champions League protagonista oggi con questa sfida della fase campionato, definiamola così. Sfida che ha garanzia di gol e spettacolo. Mi aspetto una bella partita, Pier, tra due squadre che sono in salute. E diciamoci chiaramente, entrambe vogliono vincere. Alla buona per Leao, ottimo l'intervento del portiere. Sceglie la soluzione corta. Conclude a rete, portiere si distende e si oppone senza problemi. Secondo me qui ordinare amministrazione per uno come lui, ne ha viste molte di peggio. La tocca corta. Ferma la conclusione avversaria. Leao. Possono passare in vantaggio. 1-0 nel terzo tempo. Questo è il gol che ci viene riproposto. Hanno avuto vita facile a eludere l'intervento del portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Lottin. Occasione. Hanno un'occasione per segnare. La parata di Radetzky. Tocca al compagno Teo Hernandez. Hernandez 1-2, ecco un'altra rete, vantaggio che adesso sembra incolmabile. Non ci ha fatto un figurone qui il difensore, si è lasciato saltare troppo facilmente. È stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Va sulla corsia Leao. Lottin. Attenzione, passa il difensore. E c'è il gol. Più 3 adesso. Distanza che comincia a farsi pesantissima. Ci viene riproposta l'azione del gol, non potevano sbagliare, erano in superiorità numerica. Ora conducono per 3-6. Mbappé, palla per Holland, prova la
Non si lascia sorprendere qui il portiere. Attenzione, andiamo subito a Dortmund perché è cambiato qualcosa. Prima rete della partita per il Dortmund. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo 31 minuti di gioco. Grazie. Sventa qui la minaccia. Occhio alle sovrapposizioni. Non abbiamo fatto in tempo a parlare che hanno perso il pallone. Mbappé ha un'autostrada a disposizione. Occhio al montante, attenzione. Azione che sfuma, Pippo, deve essere pericoloso. A metri per andare. E c'è il gol e adesso sono 4 le reti di vantaggio. Questo è il gol. Non hanno avuto problemi a battere il portiere incolpevole nella circostanza. Un dominio fin qui assoluto in questo match e siamo ancora nella prima parte di gara. Prova il tiro. Conclusione debole, nessun problema per il portiere. Alzano il pressing. L'extra time sarà 2 minuti. Palla rubata in una zona pericolosa. Mbappé! Traversa! Palla ancora in gioco. Si chiudono i primi 45, squadre dunque negli spogliatoi. Tra i protagonisti più attesi del match, certamente Mbappé, che ci sta facendo divertire parecchio. Il dato dei tiri in porta evidenzia il suo contributo in zona gol. Quando in giornata diventa immarcabile, un incubo per le difese. Spada di nuovo in campo dopo l'intervallo. Primo pallone della ripresa. È stato un gol nel match del PSV, andiamo a sentire. Prima rete del match per il PSV. Risultato che torna dunque in parità. 1-1 quando sono trascorsi 46 minuti sul cronometro. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Se l'è bevuto. Ha trovato il colpo a effetto, ne è uscito uno dei gol più belli della stagione. Nulla da fare per il portiere. Partita assolutamente in cassaforte, una sola squadra in campo. È cambiata la situazione all'Emirates, credo, sentiamo. Prima rete della partita per l'Arsenal. Si sblocca dunque il match 1-0 quando sono trascorsi 54 minuti sul cronometro. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Pressing efficace, attenzione, tre quarti avversaria. Prova da lontano. Portiere che risponde qui senza grossi problemi. Entra con decisione. Riceve sostegno. Holland. Sfruttano l'errore in fase di palleggio e recuperano. Bellingham. Prova il tiro in porta. Radetzky si salva il calcio d'angolo. Ecco il cambio del Bayern. Batte lungo.
molto bene la difesa su questo calcio d'angolo. Attenzione alla possibilità. E c'è la rete, e c'è la tripletta, hat-trick. Con questo sono tre, Pier, tripla, sottolinea l'ottima prova sua di tutta la squadra, si merita questo replay. Stanno letteralmente umiliando gli avversari con questo 6-0 pesantissimo. Prova la conclusione, portiere chiamato in causa qui, direi non troppo difficile. È cambiata la situazione del match del PSV, andiamo subito a sentire lo studio. È arrivata la seconda rete per il PSV. Con questa palla punta la porta. Palla in rete e adesso sta diventando veramente imbarazzante la distanza. Non ha voluto rischiare qui a tu per tu col portiere, ha preferito calciare forte, lo possiamo vedere da queste immagini. Una partita che fin qui ha visto davvero una sola squadra in campo. Tenta la botta da lì. Soluzione potente che è terminata fuori davvero di poco. Sembrava una follia calciare da quella distanza, ma che gol sarebbe stato? Palla riconquistata dalla squadra avversaria. Occhio al traversone. Ma su il pallone spazza via. Pericolo, ecco il tiro. Buona la conclusione, palla leggermente alta. Subito Dortmund, novità al Signal Iduna Park. Seconda rete della partita per il Dortmund. Punteggio che ora è sul 2-1 quando siamo all'87esimo. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Perde palla. Ci saranno altri 3 minuti, quelli di recupero. Mette il tiro. Quello che non crea nessun problema al portiere. Si chiude con il risultato che sorride la formazione ospite. 2 su 2, non potevano sperare in un avvio migliore. Vediamo se riusciranno a fare un percorso netto e vincere anche la prossima, perché sono decisamente carichi e non mi stupirei se arrivassero altri 3 punti. Un Haaland assolutamente straripante, quello che ancora una volta abbiamo ammirato quest'oggi. Per come ha giocato sarebbe stato un peccato non vincere. Pericolo scongiurato. E ora può godersi sia la vittoria che i complimenti per l'ottima prova.